abbia provato dei sapori di Toscana. Sentiamo bene un tenue aroma di collina. È barricato in botte chiantigiana. Condisce spirito, amicizia e la chianina. Strade tra i campi con il grano arrotolato. Giungla d'aria fresca, varie cicatrici. Tra una vigna e l'altra, quanto va vendemmiato. E ci si ferma a far merenda. Che ne dici? Della Toscana io non posso fare senza. E l'ho capito soltanto stando lontano. Posso anche aver viaggiato abbastanza, ma dappertutto me ne vanto, son toscano. Allora vieni a Firenze, a casa mia, o in Versilia, dalle Apuane sino al mare. Le belle ville della Lucchesia, Pisa e Livorno sono ancora a bisticciare. Nella Toscana io non posso fare senza, e l'ho capito soltanto stando lontano. Ben trovati a Ora Verde. Arte, storia, ambiente e eccellenze agroalimentari. Questo è l'argomento principale di questa puntata. Parleremo dei contenuti dell'ambizioso progetto di riscoperta e valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle Rocche, fortificazioni e degli edifici dove si svolse la storia illustre della Repubblica di Lucca. Diamo subito la parola al direttore Luigi Bardelli e ai suoi ospiti. Buonasera, e c'è fra noi, da tempo me ne dovevo accorgere, ma c'è fra noi un infiltrato che stasera, piano piano, dopo aver circondato per diverse settimane la nostra postazione, ci ha fatto invadere dagli amici di Lucca. Invasione pacifica, non c'è stato per ora neanche un morto. Niente, a meno che morto. Ora vediamo. Anzi, hanno portato valore, basta guardare questi tavoli. In realtà è un piacere parlare di una città vicina come Lucca con noi, vicina a Pistoia, e soprattutto per la bellezza che tutti siamo stati abituati a vedere in una gita o in un viaggio o in ripetuti viaggi che abbiamo fatto per una ragione o per l'altra a Lucca. E voglio dire che, insomma, fatemelo dire, cari amici pistoiesi, ma anche di tutti coloro che ci vedono, ma insomma l'abbiamo sempre un po' ammirata per così, per le gestioni abbastanza interessanti. Ognuno potranno dire che soffre del male proprio, ma insomma a noi ci è sempre piaciuto il modo di affrontare, di valorizzare la vostra città e delle iniziative per valorizzarla. Abbiamo qui con noi, allora, avete capito che si parla di un'innovazione che si chiama Ufficio sopra le fortificazioni, Associazione di volontari del volontariato culturale fatto di professionisti, e qui ce ne sono alcuni, di cittadini amanti del loro territorio che hanno sposato questa idea, cioè questo progetto, di mettere in rete un patrimonio che è stato citato in premessa, importante, ricco di storia ma anche di valori, non sono io che li devo sottolineare, storico-architettonici, che si innesta in un territorio, quello lucchese, dove, lasciamelo dire direttore, la tradizione è rimasta viva. Però si è guardato anche al futuro, perché dove è nata l'idea del volontariato come servizio? Maria Eletta Martini ti dice qualcosa? Certo, se mi dice tanto. Dove è nata la modernità, il gioco? Ora, non esageriamo. No, non esagero. Dov'è che si svolge ogni anno quello che è diventato un evento internazionale come
il festival dei fumetti, il festival delle strisce, come si chiamano oggi strisce, in modernità. Te che tu li chiamavi fumetti, hanno detto io leggo, cerco, sì. Poi siccome voglio bene a Lucca, dove ci ho lavorato per più di 30 anni, non voglio dimenticare. Ho capito, vabbè, tu sei scusato anche della tua operazione. Sì, mi sono spiegato, mi sono giustificato. Ti sei giustificato, va bene. Comunque sono presenti Stefano Fazzi qui alla mia destra, che di questo progetto del quale parliamo è il coordinatore. Poi alla mia sinistra è uno storico dell'arte che di storia di Lucca se ne intende un pochino, per via a un certo punto dell'età ce ne intendiamo di più dei livelli che sono più giovani, e un po' perché è uno storico, è uno storico dell'arte, lasciamolo fare, ma insomma è il professor Gabriele Matraia. E poi a sinistra ancora uno storico e agronomo, perché capito, questa è proprio un'invasione. Infatti, un po' speciale, fermo, un po' tanto sì, perché questa, tu mi avevi parlato dell'arte, delle mura, delle cose, tu ha portato anche dolci, chicchi e allora, che fanno parte della storia, cioè il vino e l'olio di Lucca. Va bene. Ma, ragazzi, Lucca è la prima provincia italiana ha avuto il doc dell'olio. Ora c'è l'esaltazione completa. Voi cercate di correggere un po', sentite, ecco, c'è il nostro panel qua che se ne intende d'olio. Lucca la prima provincia italiana a avere la DOP, va bene? Allora, ora mi ricordo che la prima DOP è l'olio di Brisighella, DOP Lucca, no, è venuta dopo, allora, è venuto prima, perché sa, se si lascia Chianti, andare... Se si lascia andare Eugenio parte ora. Poi dovrebbe essere venuto Terre di Siena, poi dovrebbe essere venuta Lucca e poi Seggiano, questa è in Toscana. Può essere, voglio domandare una cosa che mi ha sempre colpito un po' in premessa, può essere che Lucca anche per l'olio abbia avuto un traino di industria famosa che nel mondo è Bertolli, La Bertolli. E quindi praticamente ha contribuito a portarlo nel mondo, l'esportazione attraverso i migranti e i legami con Lucca, l'esportazione dell'olio di Lucca, prestigiosa marca Bertolli. Bertolli, quindi Bertolli, poi c'era la Salo, Bene, e allora vediamo un pochino di parlare. No, questo io fra non Pronoia, se posso, Eugenio, ma il problema invece sono pieno d'ammirazione, perché vedete, in questo periodo, quando le città si aggregano nelle loro eccellenze, fanno l'operazione che tutti si deve fare, perché è un momento in cui, ora dico una parolaccia, ma ci si vende, fra virgolette, nel senso la città si propone, la città perché c'è una maggior mobilità, c'è il desiderio di scambi, c'è il desiderio di andare, di vedere, e tutto questo porta a benessere, se, tanto per parlare in termini molto semplici, oltre che poi gli eventi culturali ci arricchiscano tutti, e forse torniamo a amare un po' questa storia d'Italia, che è la più bella del mondo, perché ha lasciato davvero le cose più belle nel mondo, e più in questi giorni si vedano servizi televisivi e cose, ci si scopre da ogni parte c'è bellezza da ogni parte, c'è arte, c'è cultura, anche nei posti più piccoli. Quindi quando una città si aggrega fa un grande servizio a se stessa e lo fa a tutta la nostra nazione, perché abbiamo bisogno di queste presentazioni, e chi perde queste occasioni in questo momento resta indietro, perché è il momento buono per farle, guerra permettendolo, vero? Ora qui c'è una parentesi, si sta tutti parlando di fronte a questo tremendo dato che ci angoscia tutti, ma insomma facciamo, diciamo, un atto di fiducia nel futuro e non siamo pessimisti, quindi vediamo. Quindi allora, come nasce questa idea di aggregarsi? Vedo tu sei il coordinatore, quindi sì, l'idea di aggregarsi nasce diversi anni fa. Il progetto originario
parte nel 1985 proprio dal professor Matraia e lanciava un progetto che era il recupero della rocca del Monte Bargiglio, che era denominato anche l'Occhio di Lucca. Sotto questa spinta poi si è aggregato un percorso di recupero di edifici storico-militari che riguardava tutto il bacino della Valle del Serchio. Oggi, per non restare circoscritti e per avere delle opportunità di aggregazione territoriale, di rilancio turistico, culturale, di valorizzazione del territorio e delle tipicità, abbiamo pensato di fare una valorizzazione più ampia e di creare una sinergia con i territori che erano un tempo soggetti alla città di Lucca, che ben conosciamo noi lucchesi quanto ha irradiato nel nord Toscana questa città in termini di cultura e di storia, però comunque si legano i territori che oggi fanno parte della provincia di Pistoia, la Val di Nievole in particolare, si legano al territorio lucchese, la storia ce lo dimostra, insomma, certo. Il Valdarno Pisano, la parte del Serchio Pisano su Vecchiano e Ripafratta, tutta la parte che riguarda la Versilia e parte invece anche della provincia di Massa e di Spezia. Vedete, in questo momento, se si ragionasse, ora scusate questa digressione, con una certa mentalità, Lucca, che è forte, potrebbe venire alla conquista di uno spazio di Pistoia. Infatti. E cominciare a dire: qua c'era mio, lo voglio io. Ecco, E invece, la cosa più bella è aggregare in nome di una cultura, in nome di un scambio. Che senso ha la guerra oggi, professore? Non c'è più ragione, perché prima di tutto è proibita, perché se si fa la proiezione della guerra si va all'arma atomica, quindi è la distruzione di tutto. Ci sono due problemi che andrebbero sviscerati e approfonditi. Uno è la stessa parola confine, no? Certo. Confine vuol dire che comincia con qualcun altro, ma comunque è a contatto. Con l'altro. Quindi l'altro e quello che sta di là dal confine sono a contatto. Questo discorso degli scambi culturali, cui accennava anche Stefano, è importante, perché per esempio attraverso il crinale e l'Appennino, oltre tutto il resto, lo scambio con Pistoia, certo. Il castagno, queste cose, era molto importante. E quindi il problema forte è, da una parte, mantenere l'identità, e dall'altra, ma l'identità non è stare fermi, l'identità è un processo. E quindi lo scambio culturale è fondamentale. Anzi, direi contatti. Si scambia, tanto più si mantiene l'identità, si fa anche meglio lo scambio, se no di che si ragiona, se certo. Ognuno non è qualcuno. Ecco. Se si sa chi siamo disposti anche a discutere col vicino e scambiarsi le cose. È questo. In tempo di pace, possibilmente. Certo. Questo è una cosa. Quindi, allora, nasce l'aggregazione di tante specialità, non solo quelle murarie, diciamo, artistiche, costruite. Diciamo che la storia li lega. E poi però c'è dietro un contesto che è fatto di areali, certo. Areali intesi come spazi territoriali, no? Che hanno ognuno probabilmente il suo influsso di prodotti tipici e di specificità, certo. Che però si legano su una cultura che di fondo li accomuna, ecco. D'altra parte, questo sì, ma io sono, siccome incombe questo problema della guerra, scusate se vengo a fare, ma un tempo le città anche fra loro lottavano con le armi. E grazie a Dio si è superato perché si deve superare, perché lo scambio è più bello in termini di pace e nessuno ruba nulla a nessuno, c'è uno scambio commerciale, culturale, di gente che si sposta, di cose. Voglio dire, la rivendicazione del confine geograficamente inteso mi pare una cosa superabile, ecco, non so. Ma io credo che appunto in un mondo globalizzato non ha più senso farsi la guerra, tant'è che tutti siamo legati l'uno all'altro, come un tempo anche da noi, è vero, c'erano le fortificazioni, come diceva Stefano, il problema delle fortificazioni legato anche all'economia, no? Visto che stasera trattiamo anche di problemi prodotti tipici, eccetera.
le fortificazioni legate all'economia, nel senso che erano a protezione delle nostre zone, no? Perché tutte le fortificazioni che circondano di fatto la Repubblica di Lucca erano con quella funzione, no? Si sperava che non arrivasse il nemico, ma se poi arrivava c'erano le segnalazioni. E questo appunto entra un momento nel tema del Bargiglio, no? Che è la nostra rocca più importante, ed era fondamentale perché era lo strumento più importante della comunicazione dei messaggi che venivano trasmessi all'interno della Repubblica di Lucca, in quanto dalla torre di Palazzo, che ora non esiste più perché quando è arrivato Napoleone e compagni hanno fatto la piazza, che si chiama Piazza Napoleone, ma i lucchesi per loro identità continuano a chiamare Piazza Grande, e quindi si sono dimenticati. E dopodiché il segnale arrivava al Bargiglio, che era appunto definito l'occhio dello Stato. Occhio nel senso di sorveglianza e di tutela, perché dalla Torre di Palazzo arrivavano i segnali al Bargiglio. Dal Bargiglio venivano ripartiti da tutte le parti, perché da questo monte, che non è molto alto, che succede? Succede che ha una visione spettacolosa, nel senso che dal crinale dell'Appennino, confini di Pistoia, eccetera, fino alla Corsica si vede un mondo. E quindi, come diceva il viaggiatore, il famoso pittor sassone Martini, che ha viaggiato nella Lucchesia intorno al 1700 e spiccioli, diceva che appunto al segnale del Bargiglio tutte le truppe possibili della Lucchesia si riunivano per far fronte eventualmente a dei nemici. Quindi l'importanza fondamentale di queste fortificazioni era questa. Oggi appunto, come diceva Stefano, cerchiamo di fare, superando i campanili. E questa è la torre di cui si parla. Questa è la torre del Bargiglio, su cui sono stati fatti inizialmente degli studi, delle indagini, e poi abbiamo proceduto con dei finanziamenti al consolidamento. E ora è un punto, diciamo, interessante anche per i turisti, eccetera, che possono arrivare di lassù, ecco, guardare. Vedete, questa è una foto, qui si vede il mare, la parte del mare, e dall'altra parte degli Appennini. C'è un'interessante figura del 1600, mi pare 30 qualcosa del genere, che fa vedere tutti i traguardi che venivano appunto avvisati attraverso fumi, specchi. È questo. Ecco, questo è proprio il circolo che da cui si irradiavano i segnali partendo dalla torre. Sì. Ecco, e siamo, si obbliga il tempo, perché stare a sentire queste cose è bellissimo, ma tempo scorre, allora bisogna fare un piccolo intervallo, perché poi voglio sentire da Massimo Giambattistiani qual è la loro, nell'agronomia, la loro torre del Bargiglio, per avere questa aggregazione. Vediamo, a fra poco. Allora, qui si parla, si capisce bene, ha spiegato benissimo il professore, questa rivalutazione da un punto storico, di lì nasce l'idea che poi diceva Stefano, in qualche modo, e poi però non sono arrivati qui, perché i lucchesi hanno sempre saputo commerciare in Italia e nel mondo, e allora si hanno aggregato qualche cosa, ci vuole andare a vedere la... turismo, ma insomma si può aggregare anche con un panino di roba buona, fatto bene, da mangiare sul posto. E quindi, allora, qual è l'aggregazione che sta in questo progetto, che è un'aggregazione da agronomo in qualche modo, da esperto di quelli che sono i prodotti della Lucchesia. Ma dunque, il legame col progetto è l'idea, che speriamo poi venga sviluppata, che queste fortificazioni, nel momento in cui vengono recuperate, sarebbe bene anche usarle, non solo visitarle ma utilizzarle per qualcosa, e magari uno o due siti potrebbero diventare anche dei luoghi dove si valorizzano dei prodotti alimentari tipici o agricoli.
questo lo vorremmo fare, quindi avere delle fortificazioni che magari diventano luoghi d'assaggio, luoghi di conoscenza o piccole enoteche o cose del genere. Questa naturalmente è una cosa che richiederà del tempo, perché non è che si fa in un giorno. Ma è una cosa anche che ha di successo immediato, perché in genere su queste cose c'è un'attrazione, certo, particolare, certo. Se sono fatte e proposte in maniera adeguata, certo, c'è abbastanza, c'è turismo su, certamente, questo. Certamente. Per quanto riguarda i prodotti, beh, a parte quelli che sono qua oggi, naturalmente c'è, ne abbiamo parlato tante volte, sono stato qui altre volte, la castagna e tutti i derivati della castagna, che poi sono una di quelle cose, come ha detto il professore, che accomunano certamente sia il territorio di Lucca che quello anche di Pistoia. Perché è stata fatta un po' di combinazione. Tra altre cose, è bene dire che si è realizzata di già una prima aggregazione fra i castagnicoltori della montagna pistoese, della media valle, dell'alta Versilia, di Massa e Carrara, e quindi c'è, la rete è già costituita, tant'è vero che questa rete di castagnicoltori produttori di farina dolce e di castagne chiamata farina ha dolce, ottenuto perché per Eugenio, sì, per Eugenio, no, si chiama farina di neccio, se no tu mi criticavi perché lo chiamavo farina di neccio, invece io da uomo di scuola ora stasera ho usato il termine corretto. C'è di già un logotipo del marchio d'area che riunisce più di 200 piccoli coltivatori di castagni che producono castagne da frutto, quindi una base per un prodotto tipico delle nostre montagne c'è, del resto non lo scopro io, ma insomma o primo o secondo, l'olio di Lucca era uno dei biglietti da visita con cui si andava, sì, in America, sì, certo, e all'estero, perché sicuramente il professore se lo ricorda. Anche in Lucchesia c'erano coloro che andavano all'estero e che erano elemento continuo di scambio di culture. Poi i lucchesi nel mondo sono particolari. Poi i lucchesi nel mondo, io, cioè, non quando li sono io. Andato negli Stati Uniti tante volte ho sempre trovato un lucchese c'era da fare un discorso e raccontava della vicenda. Poi diciamo da Massarosa in tutta la Lucchesia, Media Valle e Alta Garfagnana, esiste di già un flusso turistico che è quello degli agriturismi dei bimbi. E poi, scusate se è poco, ma la Versilia del Mare dove la mettete? C'è di già. Allora, ci viene a raccontare che no, io non voglio raccontare niente a nessuno, esageri ora, essendo un uomo dell'Orsigna, quindi di montagna, piedi per terra, non per terra, per terra, e dico, c'è di già un flusso turistico, se ci sono dei luoghi carichi di storia, come veniva ricordato, accessibili, possono essere elemento, certo, di ospitalità, di visite, naturale, di eventi culturali. Un elemento distintivo potrebbero essere le vie storiche di comunicazione. Nella riscoperta di quello che era il pellegrinaggio, oggi va di moda il turismo lento, comunque un turismo di prossimità. Sì, vero. Creare una rete dove ci siano musei, dove ci siano opportunità culturali, dove c'è anche uno scambio di prodotti della tipicità del territorio, credo che sarebbe una cosa in atto da questo punto di vista, no? Le vie, sì, mi pare, sì, si stanno, sì, un po' riscoprendo insieme con delle camminate piuttosto interessanti che no, sono già ci sono le vie dell'olio e del vino anche in Lucchesia, a parte codeste, ma anche quelle relative anche le vie, oltre a quelle che citava il professor Fagnoni, ci sono le vie storiche, storiche, quelle classiche, la via Matildica, quindi, la via di Santa Giulia, c'è una base, la via del Volto Santo, cioè, sì, c'è una base anche di prodotti tipici, perciò... Ora mi voglio lasciare suggestionare dal fatto che il professore è partito da questo punto, che era il punto dominante della tutta la piana e non solo, fino al mare si è visto,
Ma mi viene in mente, perché sono discussioni di oggi queste, no? C'è il PNRR, quindi sì, le possibilità di attingere in qualche sì, modo, c'è stata una divisione fra i vari comuni, fra le varie province, fra le varie... E qua, insomma, ora questo è un discorso da pistoiese, ma prendo spunto da voi, ci sa anche noi un punto alto sulla città che è piuttosto notevole, che è le cosiddette Ville Sbertoli, e che sono in rovina. Sono in rovina letteralmente, e che si sta a dire: ma allora si può approfittare di tanti momenti per vedere se è una vetrina sulla città, è il punto panoramico più immediato e più bello, è nella città, e quindi c'è un parco d'intorno meraviglioso, c'è ville e ci sono ambienti. Si tratta, avevano cominciato anni fa qualche architetto a pensarci e a fare, ma tutto è sempre caduto. Ora voglio dire, è il momento di aggregarsi, perché c'è qualcosa di specifico proprio per rivalorizzare i patrimoni culturali anche da questo punto di vista, proprio nel PNR. Ma questo è importante, tra l'altro i legami, così non è una cosa credo superficiale, delle vie di comunicazione che tenevano uniti i vari ambienti, Santiacopo, Pistoia, certo, ma come no? Quindi legami certo, da lontano a vicino, lontano. Borgomozzano, la chiesa certo, principale è Santiacopo, Santiacopo. E quindi diciamo i movimenti certo, da quelli più piccoli diciamo, e me ne viene in mente uno, se mi è permesso ricordarlo, sì, è uno scambio che si basa sulla castagna, ma è anche di cultura, le famose cogliture. So se sicuramente il professor Fagnoni ha sentito, ha vissuto queste cose. Di montagna, se no, se sì, lo sa, ora le cogliture, si dà meno, le cogliture erano ragazze della pianura che venivano presso le famiglie diciamo più cospicue, anche nella zona dove abitiamo noi, a aiutare a raccogliere le castagne nel più breve tempo possibile. Queste cogliture erano ospitate nelle case, nelle famiglie dei proprietari delle selve, venivano pagate in natura, con la farina, e poi su questo si sviluppava una conoscenza reciproca tra pianura e montagna. Il sabato queste povere figliole, che dopo tutta la settimana che giù quasi in ginocchio coglievano le castagne, non dico che erano obbligate, ma quasi, a andare a ballare. Quindi durante il ballo si creavano rapporti che potevano sfociare in amori, e quindi diciamo lo scambio sia a livello piccolo locale tra Piana e Val di Serchio, come quello tra Santiacopo, Pistoia e Compostella, insomma è tutto un intreccio di ragnatele che fanno scambio di cultura. Ma è straordinario questa possibilità di reti. Nella Toscana dovremmo essere insomma in cima, perché ora qui sono un po' campanilista, ma lo dicano anche andando in giro: quando si rammenta la Toscana si spalancano gli occhi. Certo. Questo è una cosa che dicono gli altri, quindi non è solo ma nostro. Non ci regalano niente. Non ci regalano nulla, perché è così. Ma è bellissimo, questo è uno dei modi per fare comunità, per riaggregarsi, per cosare, con l'identità. Guardate, ha detto bene il professore, anche questo è un mio pallino, non significa dialogare e perdere le proprie, anzi, con questo si ragiona meglio. Arricchirsi. È questo, è come due innamorati, se si annientano perché uno può piacere l'altro e basta, uno è nulla, bisogna che siano presenti con le loro personalità, dopodiché si va avanti, ci si innamora, ci si sposa. Secondo me la forza di questo progetto sta nel volontariato, che è al di sopra delle etichette politiche, quindi sì, scopi né immediati né futuri, e sono quelli delle elezioni amministrative e poi politiche, non ce ne sono. C'è la voglia, c'è la passione, voglia, certo, la voglia di costruire qualcosa per i posti dove sono nati i tuoi geni, dove tu hai le radici. Infatti, Eugenio, questa associazione Uffizio sopra le fortificazioni è un'associazione con finalità specifica, trasversale però.
non ha sposato e non sposerà mai linee politiche o non darà mai una tessera. Anche perché bisogna ritrovare il gusto di amare prima di tutto la città, poi ci si dividerà, perché ci si può dividere sulle scelte da fare, ma in democrazia, come uno pensa in un modo. La politica poi servirà. Servirà dopo, è questo. Servirà per ma dare inizialmente c'è una base che ci deve unire, perché altrimenti se no si. Oggi sembra tutto sfilacciato, eh? Invece riaggregare è una cosa bella. Bene, sì, tocca fare un intervallo e dopo subito leggiamo le notizie, agrinotizie della settimana, che spero non parli tutto di Lucca stavolta, perché no. le fa Eugenio. Serio, parla della Toscana agricola, parla della Toscana in generale. Bene, a fra poco. Queste le agri notizie della settimana a cura di Eugenio Fagnoni. Il Consiglio regionale dà un segnale concreto di attenzione per la montagna, approvando la legge regionale dei custodi della montagna, dotandola di un plafond di 6,5 milioni di euro in 5 anni. Lo scopo principale del provvedimento è quello di frenare lo spopolamento delle aree interne e montane, creando opportunità di lavoro e, con questo, motivare il permanere in montagna e nelle aree interne toscane. Questa legge prevede infatti un sostegno a tutte le attività produttive, sia nuove che riorganizzate, ed interviene per un quinquennio che dà sicurezza, con l'obiettivo di rafforzare l'economia e rivitalizzare il tessuto sociale dei territori montani e delle aree interne, non attraverso sussidi, bensì sostenendo il lavoro, le attività sociali e la custodia del territorio. La Giunta Giani ha destinato 12 milioni di euro per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico per realizzare un totale di 63 interventi nel triennio 2022-2024, secondo quanto previsto dal nuovo documento operativo di difesa del suolo toscano, che raccoglie gli interventi attuali degli enti locali, le attività di manutenzione dei consorzi di bonifica, oltre ad interventi in diretta competenza della Regione Toscana. Le risorse sono così ripartite: 2.349.000 euro per interventi di competenza della Regione, 6.528.000 euro per 29 interventi realizzati dai comuni e dalle province, 2.183.000 euro per 13 opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei consorzi di bonifica, ed infine 794.554 euro per 6 opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei comuni. La Regione Toscana ha decretato da sabato 12 marzo e fino a domenica 27 marzo il divieto assoluto su tutto il territorio regionale di abbruciamenti di residui vegetali e forestali a seguito dell'attuale rischio di sviluppo di incendi boschivi legato alle condizioni climatiche. Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali, potature, sfalci e ramaglie e foglie, è vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad eccezione della cottura di cibi in braceri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze all'interno delle aree attrezzate. La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l'applicazione di pesanti multe, come previsto dalle disposizioni in vigore. La Giunta Giani ha attivato la sottomisura Fondi Europei, che ha una dotazione di 2 milioni di euro per progetti pilota e di cooperazione che siano innovativi. Lo scopo della Regione Toscana è quello di aiutare le imprese agricole che vogliono promuovere l'innovazione nelle zone rurali e contribuire ad una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale. I progetti dovranno riferirsi almeno ad uno di questi obiettivi: agricoltura e silvicoltura di precisione e digitalizzazione, bioeconomia ed economia circolare,
miglioramento della qualità e sostenibilità dei prodotti agricoli, valorizzazione economica dell'agrobiodiversità e della multifunzionalità dell'impresa agricola. I beneficiari sono i soggetti di partenariato ed in particolare le imprese agricole iscritte alla CCA e dotate di partita IVA e le imprese forestali iscritte alla CCA e che abbiano un'attività principale o secondaria con codice Ateco che inizi con lo 02, le PMI operanti nel settore rurale, i soggetti di diritto pubblico e quelli attivi nella produzione e trasferimento di ricerca ed innovazione tecnologica, le associazioni e le organizzazioni di categoria agricole e cooperative ed infine chi opera nella divulgazione ed informazione. Il contributo è pari al 1.500 della spesa ammissibile per progetti con spesa minima di 50.000 euro e massima di 200.000 euro. C'è da andare a vedere, a proposito di, avete fatto vedere un po' di foto delle bellezze di Lucca, antiche ed ora, ma ora andiamo a vedere che ci presentate di sapori e di eccellenze. Tanto qui siamo, vediamo un po' allora se mi hanno indicato al forno di Vincenzo. Lei Vincenzo? San Paolo. Ecco, bene, ce l'ha il microfono, sì. Va bene. Una Vincenzo era mio fratello, purtroppo è deceduto. Vincenzo era fratello, questo. Sì. E che avete portato qui queste robe di... Un po' di crostate. Il pane, va bene, sì. Pane c'è qualcosa di particolare o è un pane normale? Pane in particolare questo. Questo è quello, sì. È quello integrale? Sì, è di segale. Di sale, sì, pane di segale. Pane di segale, sì. Abbiamo una focaccia abbinata. Questa è la poi ci abbiamo la ciabatta normale. Ciabatta. Questo è il pane di patate, la ciabatta, il pane a lievitazione naturale. Di? Lievitazione naturale. Ah, lievitazione naturale. E poi abbiamo il pane. Com'è questo? È il pugliese, tipo pugliese. Ah, tipo pugliese. Un po' salato questo. Sì, è salato, no, molto morbido. E panini tipo al latte, sono questi qui. Questi sono tipo al latte, panini morbidi, molto, molto morbidi. Molto morbidi. Molto morbidi. Si va bene la colazione la mattina. Colazione la mattina, sì. Bene, e questo va bene. Poi, agenda per la qualità del cibo, che vuol dire il sapore di camomilla? Che è questo? Perché l'avete messo qui? Allora, qui intervengo io. Io sono il referente di questo progetto. È un progetto che è nato all'interno del comune di Camaiore nel 2017 tramite il tavolo di lavoro di indirizzo permanente agricoltura e ambiente, che è un organismo del comune di Camaiore. Questo organismo ha avuto l'idea di agire sul territorio perché era nato per la valorizzazione dei prodotti agricoli, però se andiamo a valorizzare solo il prodotto agricolo in per sé e non andiamo a coinvolgere coloro, cioè tutta la filiera che è interessata, tutta la filiera, tra cui i trasformatori come lui, come il fornaio, dico certamente in una zona turistica come la Versilia andiamo a perdere tutte siamo le nostre monchi. Qualità, siamo monchi sotto questo aspetto. E questo è stato un successo perché c'è stata l'adesione al di là dei produttori agricoli ma anche appunto dei trasformatori e dei consumatori finali nonché degli utilizzatori finali, cioè la ricettività turistica, cioè siamo riusciti a creare una rete di collaborazione fra tutti noi. Infatti, e condividere queste idee. Infatti dalla Versilia, insomma, andare a Camaiore a gustare un po' di cose diventa sempre più di moda. Si doveva registrare un marchio, l'amministrazione comunale ci avrebbe registrato un marchio con un disciplinare di produzione e di utilizzo dei prodotti naturalmente, però abbiamo detto perché limitare solo a Camaiore questa cosa quando la Versilia è Versilia e ha naturalmente una provenienza rurale perché poi si è trasformata nel tempo ma naturalmente è nata rurale e c'è omogeneità
tra i 7 comuni della Versilia, e allora siamo partiti e abbiamo detto per tutti il distretto del cibo della Versilia, che si sta concretizzando proprio in questo periodo. Bello questo, bello, anche questa è una bella idea. Vedo tanta verdura che oltretutto in questo momento è vincente, perché insomma la verdura è riscoperta come da tutti i salutisti, vero? Perché, no? E queste torte qua che sono un po' accattivanti, com'è? Queste sono di fichi. Queste sono di fichi, queste di fichi. E di fichi, poi questi sono i frutti di bosco, albicocca. Albicocca, albicocca, queste di castagne. Castagne. Questa è la torta di pepe, la camaiolessa proprio. La torta di pepe si chiama. E che? E riso e bieta. Senti. E un po' di pepe, sale. Basta. C'è il pepe, insomma. Sì, sì, c'è il pepe, si sente. E che è saporita. È saporita, sì. È non saporita. Dolce, quindi. Sì. Un po' saporita, diciamo. Saporita. E qua invece. Questa c'è una scarpaccia. La scarpaccia di zucchini e cipolla. Dolce povero. La torta povera di camaiole. Zucchine e cipolla. Sì, quindi cipolla. Interessante. Questo, È salata anche quella. È salata anche quella. Sì. D'altra parte poi ce la contendiamo con Viareggio, che lui ce la dolce. Abbiamo il fiume di Camaiore che ce lo divide, ma noi siamo salati, loro sono dolci. Perché la differenza è che sono gli ingredienti, o perché quella è dolce e voi la salata? Dolci sono gli ingredienti. Sembra più un dolce, diciamo, sia un po' dolce. Invece questo è proprio povero. Zucchini, cipolla, fiori. Proprio la primitiva è questa. Sì, sì, proprio primitiva. Sì. Poi troviamo il bucellato. Siamo al bucellato. Bucellato. Bucellato, sì. Siete riusciti persino a far diventare una cosa eccezionale il bucellato, che ora diciamo che è buono, ma insomma, ora esageriamo. Bucellato non è che sia proprio una grande cosa, è un dolce degli antichi, però. E tra l'altro c'è chi che era il professor Ferri, si può citare, che aveva trovato nell'archivio di Stato di Lucca che si producevano già questi panetti dolci nel 400-500, quindi hanno una storia, perché sono quei dolci molto antichi, semplici di una volta, perché... insomma le prime volte che ero ragazzo che capitava a Lucca riportami il bucellato, fatti dare il bucellato, e quindi il bucellato continua a essere il dolce di Lucca, sì. Ancora, sì, di Lucca. Questi sono i tipici befanini nostri, che si fa per la Befana, ma è un dolce che si fa tutto l'anno, tutto l'anno, si pasta frolla, Poi qui ci avete i cenci di carnevale, li chiamate cenci anche voi, cenci, sì, e questi sono le frittelle di carnevale, frittelle di riso, frittelle di riso, sono sì, molto sì, belle. Di riso. Insomma, avete portato un po' di varietà, Va bene, ma c'è tante altre cose in Versilia, sì, solo una parte. C'è una parte, una parte. La cecina voi non la fate, perché cecina. Perché è un altro dei prodotti che bisogna venire in Versilia per pigliare la cecina, se non. Non è cecina. Bene, molto bene. Invece qua. Siamo in, vediamo un pochino. Questo è la fattoria di Pretognano? Sì. Fattoria di Pretognano. E che avete portato? Olio e vino? Abbiamo portato olio e vino, facciamo entrambi, li facciamo noi. Per l'olio abbiamo anche il nostro frantoio. In che zona siete voi? Siamo sopra con l'Odi, in comune di Capannoli. Quindi siete a cavallo fra un po' di Pistoia, esatto. E un po' di Lucca. Siamo appena fuori Pistoia. E lì è zona buona per il vino, sì. E anche per l'olio. E anche per l'olio. Perché di solito c'è qualche produttore di là che viene a concorso da Collodi e di solito qui. Si piazza molto bene, sì, è in zona buona. Allora però... Io sono un compratore, vorrei comprare del vino buono, ditemi perché devo comprare il vostro vino. Un vino rosso DOC delle colline lucchesi, poi noi ne produciamo molto poco e lo vendiamo soltanto noi. Agli amici. Non agli amici, però anche a turisti, perché abbiamo anche poi camere e appartamenti, mentre per l'olio abbiamo il frantoio nostro che è misto sia con le macine a pietra, che poi ha anche le gramole, il decanter, e quindi più moderno. E l'olio lo fate buono voi? Lo facciamo buono. Secondo la tradizione lucchese. Sì, sì. Ed è buono, l'avete fatto a concorso, non siete mai venuti voi? No. Questo è 20 anni c'è questo concorso. Ed è, devo dire, ma loro non glielo dico, ma ci sa un panel di assaggio
che è davvero notevole, tant'è che gli oli che vincano qui solitamente sono anche primi, secondi nei grandi concorsi internazionali come l'Ercoreario e tutta la roba lì, quindi sono molto bravi. Allora, per sapere se un olio è buono, è ma buono da concorso, no? Perché poi sono tutti buoni, l'olio, vabbè, insomma, sono buoni se sono fatti onestamente, sono buoni, ma quelli a concorso devono avere quel qualcosa in più. Loro dicono che sentono degli profumi che non ce l'ho mai sentiti, ma insomma lo sento a loro, e quindi questa è la specialità di chi assaggia, vero? E quindi allora conviene qualche volta che mangiate, non costa nulla, quindi no, dovete fare questa cosa. E il vino che qualità fate? Due, il vino no, è una qualità sola, abbiamo 80% è Merlot e il 20% è Sangiovese. Che gradazione in genere raggiunge? 12 e mezzo. Bene. Bene, questa è la fattoria di Petrognano, che è sopra Collodi. Sopra Collodi. Va bene, quindi avete raccontato la verità, però non è che siate influenzati da Collodi. No, no. Va bene, è buon salve. E qui invece siamo nella fattoria Le Lusci. Allora, illuminate, che cos'è, diciamo, i prodotti per cui illuminate? Quali io sono? Mi chiamo Angelo Bertacchini, sono il titolare della cantina Gigi. Angelo Bertacchini, sì. Sono stato incaricato dagli altri due titolari delle aziende, una è la fattoria di Luci e una è la fattoria dei Mascea, di venirli a rappresentare. Ovvio, sentiamo, perché i prodotti che fate che sono? Beh, noi si produce essenzialmente vino. E le aziende sono tutte e tre a breve distanza ai piedi di quella collina, quella montagna che sulla cima sta presente la rocca del Bagiglio. Rappresentiamo ormai il residuo della viticoltura della Mediavalle, che una volta era abbastanza fiorente, ma che a partire dal progetto verde degli anni 60 fu deciso politicamente che era più conveniente andare a produrre il vino nelle colline chiantigiane, che presentavano delle asperità più semplici piuttosto che nella montagna. E questo ben fuori un vino che non ha nulla a che vedere col Chianti? Io No. Allora, noi produciamo con vari vitigni, sia autoctoni minori che Merlot e Pinot Nero. Per esempio Mascea fa sia il Pinot Nero in purezza, sia un vino che è un blend di vari vitigni autoctoni come la Barzaglina, per esempio, la Montanina, la Pollera e altri vitigni minori. Io invece produco spumanti a base Barzaglina. Barzaglina, anche detta Massaretta, è una varietà rara e si trova solamente intorno alle Alpi Apuane. In tutta Italia sono presenti solo 44 ettari. Quindi nella zona è pregiato, se è ben buono è pregiato. Diciamo, sono vini che piacciono molto, almeno hanno un bel successo commerciale. Ma spumante, ha detto? Questi sono due spumanti. E lo fate con che metodo questo? Ben fuori? È il metodo classico. Allora, questo è fatto il metodo classico, questo è un metodo che io chiamo interrotto, perché è come il metodo classico, ma senza la sboccatura. Quindi il vino presenta il fondo, diciamo. Quindi questo è come era bevuto nelle antichità da miei nonni, che imbottigliavano il vino dolce perché non gli finiva di fermentare. E diciamo, questo è dolce o no? No, questo è un vino secco, un extra brut, e questo è un brut. E poi le fattorie di luce invece fa sia rosato a base di Merlot, Sangiovese e Barbera, e il bianco invece a base essenzialmente di Trebbiano, un pochino di uve aromatiche, e poi il rosso che è un blend di Merlot, Sangiovese, Barzaglina, Colorino e altri vitigni minori. Bene, e quindi sono proprio altra cosa rispetto a Chianti. Qui, sono una cosa completamente diversa. D'altronde i terreni
il clima è completamente diverso, i terreni sono acidi. Risente del mare anche, quindi... C'è risente sia del mare che della montagna, perché siamo esattamente a mezza strada fra il mare e l'Apuane, e ora stiamo portando avanti un progetto di recupero di un vigneto lucchese che una volta era molto diffuso, che si chiama Montanina, e stiamo in collaborazione col CNR di Arezzo cercando di iscriverlo al registro dei vitigni autorizzati per la regione toscana. Quindi siamo anche in evoluzione, alla scoperta di... Sì, diciamo, noi abbiamo un po' questa vocazione di recuperare dei terreni che una volta erano a vigneto, magari o recuperarli e riportarli in produzione o ripiantare vigneti nuovi e cercare anche di focalizzarci su delle varietà rare. Allora io farei proprio un bel applauso a questi che sono venuti a rappresentare un po' di prodotti fra i tanti che ci sono, prodotti versiliesi oltretutto, perché poi c'è dell'altro, ci sono dei vini particolari che mi ricordo in un anno o due anni eravamo collocati nella zona di Strettoia e là fanno quel vino, come si chiama, che è buonissimo. Lo Storinato. No, quell'altro proprio, non mi sfugge il nome, ma c'era ospiti fra l'altro dei proprietari di terreno là. È un vino bianco e si chiama. Là usano tanto il vermentino. Ci sono vermentino, però questo vino veniva fuori. Ha un nome particolare, sì. Nostrinato, ha ragione, è un'altra località, sempre versiliese, ma è... un nome particolare, se mi viene in mente durante la trasmissione ve lo dico, perché ed era particolarmente, e caro anche, lo riuscivano a venderlo caro perché era particolare di una zona piccola, quindi molto, molto bene, e grazie, mi pare che ci si debba staccare, vero? E allora c'è un servizio per andare a vedere, non per concorrenza, ma perché servizio esterno già fatto da un produttore di vini e olio, ma vini soprattutto, e andiamo a vedere che cosa hanno tirato fuori. A fra poco. Gino, questa è la Mercedes dei vigneti. Questa è eccezionale, se vuoi mantenere le vigne come si deve, sinceramente è notevole. Ma dove andiamo? Dove andiamo? Dove siamo? Siamo a Quarrata, alle nostre spalle il cantinone della fattoria Betti. Cantinone, una meraviglia. Una cantina storica per il nostro territorio. Noi a Pistoia non facciamo tanto vino, ma quel poco vino che facciamo è... Qui siamo più vicini a Firenze. Qui siamo sempre nella piana, la scorsa settimana eravamo... Piana, mi sembra un po' collina qui. Però. Vicino a Montale, qui siamo a Quarrata. Quarrata, e in vigna ci aspetta, che c'è? La Margherita, così, durante l'intervista, fai mamma, mamma. È primavera. Ci aspetta, in vigna ci aspetta Gerardo. Eccolo qua. Ciao. Ciao, Gerardo. Ciao, buongiorno. Gerardo, insieme al fratello Guido, gestisce l'azienda. Certo. Oggi è una giornata fantastica, stare fuori. Oggi sì, si sta veramente bene, una bella giornata, quasi primavera, diciamo, senza vento. Senti, la vostra passione ormai arriva da... È dai nonni, dal babbo, e poi ora si porta avanti io e fratello. Senti, qui dietro che cosa abbiamo? Qui abbiamo un vigneto di Merlot, che è stato appena potato e si aspetta nel giro di una ventina di giorni, un mese, che cominci a partire, a germogliare, andare avanti, iniziare la nuova annata. Ecco. Senti, tu ti occupi proprio della vigna, sì, giusto? Sì. La domanda che ultimamente faccio a tante persone che intervistiamo: qual è il momento migliore di stare in vigna? Il momento migliore è sicuramente la vendemmia, perché è il momento in cui vedi il risultato e cominci a vedere veramente, a capire realmente come sta andando l'annata. Gino, ti piace? Io mi rendo conto che ogni puntata che va avanti diventa sempre più agronomo. Più. Sarà dura presto. Piano piano, vedi? Sì. Però vedo che tipo di allevamento, questo è un cordone speronato alto. Sì, esatto, noi facciamo gran parte dell'azienda è cordone speronato,
È completamente meccanizzata l'azienda. Sì, anche sì. La vendemmia. Penso. La vendemmia meccanizzata, sì, riusciamo in tre perché persone. Qui c'è da passarci settimane. Diciamo che il vigneto in generale ti porta via tantissimo tempo. Come tanti me lo chiedono, lo puoi spiegare perfettamente. Cosa serve? Il favino viene piantato, diciamo, verso seminato, via, a settembre-ottobre. Certo, Profumo, si sente proprio... per poi lasciarlo crescere fino al momento della prima della fioritura praticamente, che poi viene trinciato e interrato e dà un apporto sia di sostanza organica che di azoto all'interno dei terreni. E questo ammorbidisce. Ammorbidisce le tessuture del terreno, sì, 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 sì. Quindi combatte poi le infestanti, che è già un altro elemento fondamentale per le piante. Ecco. Qui hai detto Merlot e voi sì. Con il Merlot fate noi si fa un Merlot in purezza, che è il Semel, che è praticamente un nostro prodotto, diciamo, di punta. Fa un anno di botte, poi lo vedrete giù in cantina. Sinceramente è un ottimo prodotto. Chi ci aspetta a cantina? Il fratello. Allora, sì, vado? Sì. Devi andare. Vai. Così vedi anche la cantina da vicino. Grazie. Ciao, niente, ciao. Ma dove si va, Simone? La cantina. Allora, qua. E qui si va sottoterra. La cantina è sottoterra. Ma questo è parecchio sottoterra. Ma si apre tutto qua. Però. Eccoci. E quella porta ancora? Scale? Sì. No. Immagino di no, spero di no. Guarda chiave. Ecco Guido! Guido, guarda qua! Siamo nella barricaria, immagino. Benvenuti, ciao, tutto a posto, sì, tutto a posto. Sì. Che vini si fanno qua? Perché, insomma, sei fra Carmignano, Pistoia, come sei messo qua? Qui siamo nella zona dei Chianti. Questo è un Chianti. Questo è un Chianti. Montalbano, perché sono le colline che sono qui fuori. Chiamata una sottodenominazione, che non vuol dire che il prodotto è meno buono rispetto a un'altra. Dipende come l'hai fatto. Quello dipende, sì, giusto. Territori che producono Chianti a nord di Firenze sono solo due, che sono la Rufina e il Montalbano. Simone, che c'era qui? Lo sai che pare che perché io sono affascinato da questo cantinone, il famoso cantinone dei Betti. Ma a parte questa è la barricaia ed è... Questa è la nuova barricaia, sì, è un ambiente fantastico, luminoso e accogliente, però qui in questo cantinone come nasce? Allora, questa è sempre stata una cantina, è sempre nata cantina fino dai primi del 1900. Cantinone perché praticamente raccoglieva tutta l'uva dei mezzadri che c'erano qui nei dintorni. I nonni, bisnonni avevano la mezzadria. Esatto, era lo zio del nonno praticamente. E poi durante la Seconda Guerra Mondiale, questo è una chicchina storica interessante, è stata una scuola di filet. Di ricamo. Praticamente, sì, esatto, che per il territorio comunque è stato molto importante perché ha dato tante donne, ha dato il lavoro poi dopo. Gli uomini andavano in guerra e le ragazze facevano questo. Ma quel tipo di pittura, insomma, che non è l'impiaccatura normale, il palazzo. Perché è uno dei pochi edifici in stile Liberty che comunque non era una villa ma è un edificio, chiamiamolo, industriale, perché questo è sempre stato un edificio. E gli davano quel... Sì. Visto, l'avevi notato. Non l'avevo notato, Bene, allora, un brindisi alla fattoria Betti, in bocca al lupo per il Vinitaly, in bocca al lupo per tutto. Grazie. E soprattutto per portare in alto il nome di un territorio che è quello del Montalbano. Però. Bravo. C'è un però. Simone!
Eccoci allora a vedere, siamo un po' al clou della nostra trasmissione, come sempre. Stasera non avete visto, ma ve l'avevamo detto la volta scorsa, la farina, dove fra l'altro nella farina si è visto proprio il rapporto, per qualche volta ha vinto la farina della Lucchesia, qualche volta ha vinto, parlo della farina della settimana, della montagna pistoiese, addirittura una volta da Arezzo, quindi sempre quello che probabilmente è venuto la prima volta, ci ha trovato gusto e la ripropone ed è uno dei vincitori della settimana. Quindi questo incontro è efficace, evidentemente. Bene, e quindi non c'è la farina oggi, c'è l'olio. Che ha fatto gli straordinari. Ha fatto gli straordinari. Perché ne avevamo sei stasera. Allora, sei oli. E dove vedo però che altro che sono passati in semifinale. Ci ha colpito per la freschezza, l'aroma di pomodoro, di erba. Sentite? Il vostro sa un po' di pomodoro? No, che pomodoro, non ha sentito il pomodoro nel suo. Foglia di pomodoro, eh? La foglia di pomodoro. La foglia di pomodoro, foglia. Poi che c'era? Perché erba. Erba generico, erba del che? Erba fresca. Erba fresca, poi tipo qualcosa tipo rucola, cioè un profumo abbastanza penetrante, tipo il profumo di rucola. Il pane fa così, noi quando si condisce l'insalata non si guarda sincero. Però ed è olio buono. Infatti, per cui siamo curiosi di vedere quello che ha vinto, la varietà. Allora, cominciamo, tre ne hanno promossi. Su sei ne abbiamo passati questo tre. Questo è sempre stato un panel molto rigoroso. Quest'anno, stranamente... No, in realtà, lo dico un'altra volta, rispetto a tutti gli assaggi che facciamo, sembra che qui siano stati un po' selezionati. Cioè, quelli che sapevano di aver fatto un olio attivo quest'anno non l'hanno mandato. Allora, cominciamo dall'olio B. Se abbiamo dato 7, ha preso 7 ed è buono. In qualche modo, esatto, sì. Viene ripescato e passa in semifinale. Che è passato, perché per chi non lo sapesse, quest'olio comincia verso fine novembre la selezione, poi c'è la semifinale e poi le finali, e quindi è un olio del quale si valuta anche il comportamento, nel senso che se perde di profumi, se perde di... Se si conserva male. Ecco, e quindi è un modo di valutare l'olio forse unico, perché gli altri concorsi sono tutti pressoché immediati, insomma. Porta l'olio, lo valutano e lo vedono. Questo si vede anche quanto regge. Allora, questa è la busta che ve l'ho fatta vedere poco, eccola qua, con tanto di... Ecco, bravi, sì. Poi c'è l'olio F che è buono, e lo lasciamo qua, l'olio E invece è escluso, l'olio D che è quello che ha vinto ed ha avuto il voto più alto, 8,5, poi c'è il C che invece è escluso, eccolo qua, il B che ha avuto 7 e quindi viene ripescato e viene ripreso, e poi l'A è escluso. Allora, andiamo a vedere a chi appartiene l'olio B. Eccolo, questa è B, questa è la busta, questo è quello che ha preso 7, quindi è entrato da 7 in su, si entra in semifinale. Eccolo. Anche questo è un nome ricorrente. Ed è uno che evidentemente lo sa fare, anche se 7 ha preso, ma è la Cavallina, l'azienda agricola La Cavallina di Larciano, è un blend questo, e Frantoio è dello Spinelli, questo è il che ho qui. Quindi questo rientra tranquillamente nella... Venite in primo piano per leggere i nomi, se no... avanti? Vieni, zoom. Vabbè. Forza, eccoci, bene. Poi andiamo e lo mettiamo qui, la Cavallina. Poi c'è l'altro che ha preso 8, quindi l'F non è il vincitore della settimana, però entra abbondantemente in graduatoria, e andiamo a vedere a chi appartiene, perché anche questo deve essere un olio buono, perché 8. Sì, molto, ci è piaciuto molto anche questo. Sì.
andiamo a vedere se è un nome conosciuto o se è nuovo. Questo era nell'antica provincia, probabilmente. È di Massa e Cozzile. Sì, Cozzile. Era, quindi era vostro, un tempo era vostro. Ora ce lo ritichiamo. È il Frantoio di Croci. E che frange in proprio ed è evidentemente a Presotto, quindi questo mi è piaciuto molto. Sì, sì, piaciuto. Complimenti allora ai frantoiani di Croci. E poi infine andiamo a vedere chi è questo olio. Il D, che siamo curiosi anche noi. Che è l'olio scelto di, eccolo qua, chi c'è? Bene, così, eccoci, ora sì. Andiamo a vedere, vedo che è un nome, che è un nome ricorrente, questo da tempo, questo col Maurino vince, col Maurino di San Casciano Val di Pesa, i greppi di Silli, il nostro amico Michele, Michele Frantoio Greve Val di Pesa, questo merita Michele, un applauso perché 8 e mezzo ed è il vincitore della settimana. Bellissimo questo, quindi complimenti ai greppi di Silli, di soddisfazione. Ha già vinto un'altra puntata. Eh? Ha già vinto un'altra puntata. Ha già vinto un'altra puntata. Questo è notevole. Bene, allora si è fatto questo excursus tutto lucchese stasera e ci fa piacere. E, ci fa piacere, forse l'ha fatto apposta anche Eugenio, per far vedere che nelle città ci si può aggregare, ci si può organizzare, ci si deve aggregare, perché è tempo di sfruttare un momento che, dove alcuni sono disinteressati e sfilacciati, ma per contro c'è anche gente che sente la bellezza di ritrovarsi comunità e di ritrovarsi comunità all'interno delle proprie tradizionali comunità, per andare avanti e per mettere a frutto la bellezza che i nostri avi ci hanno lasciato, sia di tradizioni, sia di arte, di storia e di tutte queste cose. Vi ringrazio molto di questa presenza, grazie proprio a tutti voi che siete intervenuti, a voi trasformatori, oltre che a chi li coordina. E complimenti, speriamo di rivedersi e di rivederci e insomma auguri per la vostra attività. Grazie e arrivederci. Ah, un momento, fermi, ho dimenticato perché non mi dai bussare. Allora c'è un concorso in atto che è il mio albero preferito. Il mio albero preferito, ci sono da farvi vedere un po' di fotografie rapidamente di quelle che hanno inviato. Intanto c'è questo di Rossella Esposito, questo è un albero fotografato lungo le mura di Lucca, combinazione, e lo abbiamo fatto perché l'albero bisogna tornare a amarlo e non a snobbarlo, e allora chi fa l'albero più bello sarà premiato da una giuria che se ne intende, sarà premiato dalla ditta Vannucci Piante, che un primo, un secondo e un terzo premio. Questo fatemelo rivedere perché mi pareva carino molto questo. Non so qual è il nome di quest'albero perché non me ne intendo, però insomma fa figura, Chi sarà questo? Un ascero? Dovrebbe essere un ascero, sì. Sì? Vabbè, dovrebbe essere un ascero. Il secondo che ha mandato... E potrebbe anche essere nell'orto botanico lì dentro, più che sulle mura. Ho l'impressione. Il secondo è Manola Cavi, di Larciano. E andiamo a vedere il secondo... Ah, bello questo. Già ora, in questo momento, che albero è questo? Straordinario. Ora bisognerà invitare a dire un po' di descrizione a chi lo manda, perché questo è un albero molto bello e di questi tempi a vederlo così folto mi pare un po' strano. Vabbè, comunque è lo stesso, basta mandargli gli alberi che voi avete sentito, anche se non ora, magari nel passato, magari d'estate, comunque che siano belli perché vi piacciono. Questo per esempio è un albero che subito a vista piace, ma anche l'altro.
e infine Lieto Tosi di collina, località Montanile. Montanile, andiamo a vedere il terzo. Questo si era fatto è un bel tronco, un bell'albero, però senza foglie è difficile distinguerlo. Si può intuire qualcosa, dottore? Potrebbe anche essere un faggio. Guarda, qui, faggio? Io lo vedo molto a distanza, vedo che ha la corteccia abbastanza chiara, però. Va bene. Comunque grazie, complimenti, potete mandarli, poi la selezione ci sarà con la giuria e sceglierà gli alberi più belli. Primo, secondo e terzo premio. Ognuno può mandare 3 foto di 3 alberi diversi. Bene? Abbiamo proprio finito, vi lasciamo in omaggio ai nostri amici lucchesi a una bella stornellata di marasco che, guarda caso, anche questa è una combinazione, canta Stornello Lucchese. Quindi andiamo, avvialo un po' questo qui, se tu l'hai pronto, così lo sentiamo. E lo mio amore è andato a soggiornare a Lucca Bella a diventar signore, e lo vorrei mandare a salutare, ma non mi fido dell'ambasciatore. Bene, grazie. Prendiamo con applauso, grazie a tutti. E speriamo che ci si possa rivedere anche la prossima settimana, magari con la pace e invece con la guerra. A presto, arrivederci. E lo mio amore è andato a soggiornare a Lucca Bella a diventar signore, e lo vorrei mandare a salutare, ma non mi fido dell'ambasciatore. Val più una parolina dell'amante che dell'ambasciatore che ne fa tante, val più una parolina del mio amore che 100.000 dell'ambasciatore. Tutti mi dicono che son nero nero, la terra nera nemmeno a buon grano, e guarda il fior garofan com'è nero, con quanta leggiadria si tiene in mano. Tutti mi dicono che il mio amore è finto ed a me pare un angiolin dipinto. Tutti mi dicono che non è sincero, ma da me pare un angel vero vero. E una candela non può far due lumi, e se la fa non li può far lucenti. Una ragazza che ha due amatori, tutti e due non li può far contenti, ma li può far contenti se lei vuole, l'uno di fatti e l'altro di parole, e li può far contenti se volesse, l'uno di fatti e l'altro di promesse. Abbiamo provato dei sapori di Toscana, sentiamo bene un tenue aroma di collina, è barricato in botte chiantigiana, condisce spirito, amicizia e la chianina, strade tra i campi con il grano arrotolato, giungla d'aria fresca, varie cicatrici, tra una vigna e l'altra quanto van vendemmiato, e ci si ferma a far merenda. Che ne dici? Della Toscana io non posso fare senza, e l'ho capito soltanto stando lontano, posso anche aver viaggiato abbastanza, ma dappertutto me ne vanto, sono toscano. Allora vieni a Firenze a casa mia, o in Versilia, dalle Apuane sino al mare, le belle ville della Lucchesia, Pisa e Livorno sono ancora a bisticciare. Nella Toscana io non posso fare senza, l'ho capito soltanto stando lontano.